Ragazzino in chat vocale che per cercare di recuperare si mette l'invincibilità con l'amico 44enne che prova a difenderla. Hai una vita almeno. Hai una vita sociale almeno. Senti, ma mi dici che stai facendo? Puoi per favore giocare? Mi hai rotto i coglioni, sei un pezzente. Mo sei svegliato! Ma vaffanculo! Forse vi ricorderete di Max Pinco Pallino, no? Beh, perché è una persona ininfluente, di cui non importa un cazzo a nessuno. Ma l'abbiamo trovato in un video, ha fatto il coglione. Ora andiamo a killarlo. Siamo in sessione, incredibilmente. Oh sì, chiaramente, con Diabolica Chica. Coglione com'è, poteva non trovarsi le amichette. Chiedo del ragazzino e scrive di 44 anni, potrei essere tuo padre. Ma che coglione. Questo è il calibro della gente che gioca a GTA. I totali falliti, sfigati. Comunque è andato a Caio Perico, per quello non lo trovavo. Veramente la ragazzina è più matura di te. Sì, però si è messa a confronto con te, visto che non ha un ricordo molto maturo, non lo so. Sì, è sempre un peccato non trovarla nel mondo reale, sta gente. Anche perché non si azzarderebbe a dire un H sapendo del totale fallimento che ha creato nella sua esistenza. Si è messo a litigare con lui in chat. Non so che fine abbia fatto, ma è tornata l'amica, quindi prevedo uccidere ragazzine, aspettare il boyfriend a livello successivo. Mi sono anche risparmiato il colpo di cannone orbitale, vediamo un po' com'è. Ok, la situazione è promettente. Gli roderà il culo se la killo? Beh, dai, assolutamente sì. Prima o poi dovrà pure arrivare, sia perché deve arrivare, sia per... Ovviamente ha messo subito la passiva. Guarda che coglio, quanto sei incazzato. Sapete, negli anni ho imparato una cosa: l'evidenza è evidenza, non serve ribadirla. Dai, prima o poi arriverà. Dove cazzo sta poi? Che risulta ancora in sessione. Mo si è messa sul quad. Oh, adesso faccio la matura, così gli do fastidio. Ma 2 anni? Cosa 2 anni? Di carcere che ti devono dare? No, li devono dare a lui per essersi frequentato con te. Rendetevi conto del calibro di sta gente. Perché la moglie non lo soddisfa, o la compagna non lo soddisfa, allora deve andarsi a trovare le ragazzine su GTA. E c'ha pure coraggio di mettere a paragone la sua vita miserabile con la mia. Ma come cazzo ti permetti? Che cazzo scrivi che ogni volta che registro questo sta online? Si mette a giocare con le ragazzine e ha pure voglia di parlare. Beh, almeno abbiamo trovato qualcuno con cui divertirci. Vediamo quanto sei bravo. Sei totalmente imprevedibile. Che coglione. Cosa fa? Chiaramente 2 kill e va in base operativa. Vorrà dire che nel frattempo capiremo a che altezza mettere sta striscia. Almeno non sprechiamo il tempo. Allora, guarda che bella. Oh, a sta altezza, vediamo. Sta altezza qui, secondo me potrebbe andare. Ok, ho controllato con la bolla e a posto. Dicevamo, è tornato. Dopo un'ora, di attesa, finalmente. Che cazzo di fesso. Ah, sta arrivando anche l'altra tizia, molto bene. Beh, non sei stata molto intelligente, posso dire. Oh, non dovrebbe morire questo coso. E che cazzo dici? Che cazzo, si è messa immortale. Che cogliona! Che cogliona! Credici di riuscire ad ammazzarmi mentre sei immortale? Ma vaffanculo, bimba di merda. In 2 contro 1, di cui una è immortale. Sapete proprio giocare normale, eh? Giusto nella no crying zone doveva venire. Ok, gli ho detto di riferire, di togliere la godmode. La risposta è stata questa: non la vuole togliere, vuole giocare a modo suo, dice. A modo suo, con le scorciatoie. Che bambina. Non le farò più kill, ma la figuraccia gliela continuo a far fare.
Guarda che cazzo di idiota. Ma come cazzo ti fai fare le kill? Scemo proprio sei. L'altra che se sarà inventata. È il massimo che può essersi inventata è prendere l'oppressor. Anche l'altro con la Toridor. Non ho capito, scusa, potresti spiegarmi meglio? Non comprendo. Voglio illustrarvi bene la situazione. Mentre evito questa che non posso uccidere e difficilmente posso evitare, devo killare anche lui. Oh, guardalo, guardalo, aspetta. Guardalo scemo. Oh, Fradar cerca di fare le kill. Che coglione! Lo so che lo sto dicendo troppo in sto video, ma è un coglione! Che content, ragazzi, oggi, che content. Ma tu davvero la stai giustificando? No, non la giustifico, perché glielo ho detto di levarla e non l'ha voluta togliere. Ma tu mi spieghi come puoi... Ma perdonami, come puoi a 44 anni arrivare a giocare con sta gente? Io gioco con tutti, però io gioco con il team. Ma non hai un po' di amor proprio? Perché? Come perché? Te lo devo pure spiegare? Quasi che ha fatto la good mode, tu non l'hai fatta male. Comunque god mode, e no, non l'ho fatta mai. Good significa buono. God significa Dio, modalità Dio. Primo, secondo, no, non l'ho fatta mai. Terzo, ma ti rendi conto di ciò di cui stiamo parlando? Ti rendi conto che non potrai mai raggiungere un livello migliore rispetto a quello attuale se giochi e vivi con sta gente? Capito, ma sono fatti suoi, sono fatti miei. Appunto, sono fatti tuoi, non tanto fatti suoi. Lei ci avrà 12 anni, vabbè, tu ne hai 44. Forse l'ora di svegliarsi è arrivata. Che ne so. Vabbè, andiamo avanti. Metti a me in party se devi parlare di me. Oh, sei incazzata. Guarda lo scemo dell'amico che cerca di far kill. Che stupido. C'era pure lui dentro. Ma non ci voglio credere. Ma quanto cazzo siete fessi. E poi è rimasto, aspetta, è rimasto dentro alla macchina. Credeva di essere al sicuro per scrivere il messaggio. Wow. Sarà molto difficile trovare i pezzi più belli di questo video, perché ce ne sono parecchi. Anche l'altro si è messo la god, ma l'hai capito. Dimmi tutto. Qual è il tuo problema esattamente? Vuoi saperlo veramente o lo fai per dire? No, onestamente non me ne frega, però è una cosa che devo dire. Intanto io gioco come voglio. Secondo, sei venuto tu a rompere le scatole in sessione. No, in realtà la faida è iniziata, mai, credo... Non ti ho mai calcolato. Allora, aspetta, fammi dire due cose, fammi rispondere. Cercato. Devo dire due cose. Primo, la faida è iniziata qualche mese fa. C'è un video in particolare che lo spiega. Secondo, io sono entrato in sessione, se non sbaglio, citando te, gioco come voglio. Quindi se io voglio killare una persona che sta in sessione lo posso fare. Cos'è? Solo tu puoi giocare come vuoi perché sei donna e gli uomini non possono? Ciao Luca. Questa cosa è stupida. Esponimi perché è stupida. Perché hai detto una cosa stupida? Dimmi perché non allora. Non c'è niente che tu sei uomo e sono donna e posso giocare come voglio. Ti sto dicendo semplicemente che tu sei arrivato, noi stavamo facendo un caio, stavamo facendo le preparazioni e tu sei arrivato da nulla. Io nemmeno sapevo il tuo nome, nemmeno sapevo chi eri. E onestamente non mi interessava quando loro me l'hanno detto. E non lo devi nemmeno sapere perché non ti deve interessare. Infatti sto dicendo che non mi interessa, ma tu hai cominciato questa cosa, quindi se io metto la cosa, infatti, non sono fatti tuoi. Finché sto vincendo non sono fatti miei. Perché tu sei venuto a rompere le scatole, ma non mi interessano che mi fai due kill. Infatti si è visto che non ti interessa, hai dovuto mettere la god mode per cercare di recuperarle. Però si vede che non ti interessa. No, non cercavo di recuperare niente. No, infatti si è visto, non ti sei messa con la macchinetta, con gli spuntoni. Allora, sì, ma perché devi offendere? Sono così da questo gioco come no, lo no, sei no, mica tu. Sto offendendo, sto dicendo constatazioni. Tu sei 24 ore su 24 in questo gioco e a fare video su YouTube. Sei convinto di quello che dici? Io sono come te, a me non me ne frega niente che tu mi fai le kill. Che ti metti a fare il tryhardino o quello che cavolo fai, ma non me ne frega un cazzo. Si vede infatti quanto non te ne frega. Te ne frega talmente poco che hai messo la god mode e mi hai invitato in party per dirmelo. Credo tu abbia detto circa 5 minuti fa che gioco come voglio, no? Infatti gioco come vuoi, ma non venire a cercarmi in sessione a me. La sessione è sempre quella. Tu ti ritieni uomo intelligente? Hai una vita almeno, hai una vita sociale almeno. Vai, vai, vattela a fare. Ma mi hanno espulso. Il fatto delle donne è che credono di essere furbe, credono di essere delle grandi provocatrici. In realtà sono solo delle grandi stupide molto spesso.